partita questa prima semifinale americana, ricordiamo che passano in turno i sei migliori tempi. Dal birillo al Berlusco subito a condurre, seguito da Merate Cabra. No, volevo pattinare. Posizione il continuano intanto a posizione invariata le squadre, con la squadra di casa a condurre in questo momento, seguita un quarto di giro da Merate e Cardano. Siamo al prossimo passaggio di meno 9, quindi si prosegue a regolare, ecco il passaggio di meno 9 in questo momento la parte della squadra di testa, passa Merate e passa a Cardano, sempre regolare fino a questo momento i cambi delle tre squadre. Siamo al cambio, passaggio di meno 7 per Bellusco. E Bellusco che continua a incrementare il suo margine, si avvicina alla coda alla terra del gruppo. Siamo al passaggio di meno 5. Cambia Bellusco sui meno 4. C'è in questo momento il cambio del Merate e Bellusco ha sopravanzato il Cardano, passa adesso Bellusco meno 3, mentre Cardano è in elettronica spalle doppiato. Passaggio di meno 2 per la testa della gara e sarà sul prossimo giro della testa, sul prossimo passaggio del traguardo della testa della gara, sentiremo la sua campanella del primo giro. Ecco la gara, ultimo giro per Bellusco, Cardano invece ha un giro in più da completare, siamo al passaggio. Ultimo giro di Parmerate in questo momento. Chiude Bellusco in 4:33:077. Chiude in questo momento Merate, prendiamo completamente la gara da parte anche della terza squadra del Cardano.
e si chiude in questo momento con la prima batteria. Calusco, Brianza e Tantù, queste le tre squadre che stanno confrontandosi in questa seconda batteria. Ricordiamo che nelle fasi di qualificazione è importante il tempo. Brianza in questo momento ha preso subito la testa della gara, Tantù segue e Calusco segue. Cambi per il momento regolari, siamo al passaggio di meno 12 su 4. Posizioni stabili con Brianza a condurre, Tantù a seguire, leggermente più staccata la squadra della Calusco. Passaggio di meno 9 per la testa della gara. Sempre Brianza sul passaggio di meno 8 e si è avvicinata il Tantù e si è portata più sotto la plinta di testa. Si avvicina pian piano il Brianza alle atlete del Calusco in terza posizione. Siamo al passaggio di meno 6 giri a termine. Ed ecco il cambio del Brianza. Tantù, mentre staccato anche il gruppo della Calusco e... Che fanno, no? 50 pagine. Viene doppiato in questo momento quando Brianza passa sul traguardo di meno 4. Sopraggiunge sopra il Calusco anche il Tantù. Sarà sul prossimo giro della testa della gara che sentiremo suonare la campana ad annunciare gli ultimi 200 metri. Ed ecco la... Brianza e Tantù. Manteniamo il transito della squadra di Brianza per arrivare nel tempo di 4:37 e 627. Ancora un giro invece da completare per la squadra del Calusco.
vista di quello per 2 anni, che questa è una giusta. Arriva adesso sul rettilineo finale, da chiudere anch'essa la sua fase di qualificazione. Signor Gabriele, Parlamento Castano, no? Siamo al primo cambio. Andando a portarsi in seconda posizione. Cambia Paternese, cambia Cardano, cambia Cassano e cambia Pro. Paternese con qualche metro di vantaggio sugli avversari, cambia in questo momento, passaggio di meno 12 per loro. Tutti i cambi regolari fino a questo momento. E infatti Daniela un po' di indicazione. Siamo al passaggio di meno 10, sempre Paternese a condurre, seguito da Cardano e Cassano, leggermente staccato invece il Rock, che ha perso un po' il terreno rispetto alle avversarie. Passaggio di meno 9 per Paternese. Dovrà dire un cambio complesso. Ma sapete non è stato facile. No. Solo meno 8. Stai conmigo. Passate le altre squadre. Quello per la Paternese. Mentre Ro è appena stato doppiato dalla Paternese. Passaggio di meno 7 per la testa della gara. Cambia Paternese, cambia Cardano. Rock è praticamente di un giro e Cassano Zara. Saremo ai passaggi di meno 4 sul prossimo traguardo. Questa poco. Arriva la Paternese che passa. Cadano si sta avvicinando alla testa. Non è troppo distante la Paternese. Cambio di meno 3. Templato, cambio di squadra in testa. Arriva la terza squadra. Viene eliminata la squadra del Ro per cambio irregolare. La squadra del Ro è eliminata per cambio irregolare. Paternese e Cardano ancora vicine quando suonerà la campana del meno un giro al termine che arriva puntuale. Ancora un giro di errore, Cardano ci prova, vuole agganciarsi al Paderno che però viene duro. Siamo al traguardo.
3.